Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video, bentornati sul mio canale, anzi veramente bentornata a me dopo un'estate in cui mi sono persa nel nulla. Purtroppo, come vi dico ogni anno, ho davvero la voglia di stare con voi e di registrare i video, però poi il tempo non me lo permette. E quindi niente, bentornati a tutti. Nel video di oggi andiamo a realizzare questi braccialetti qua, che sono quei braccialetti che mi avete visto indossare praticamente tutta l'estate, braccialetti che ho realizzato utilizzando i colori che ovviamente mi avete consigliato voi su Instagram. E niente, andiamo subito a vedere come si fanno, ma prima però vi ricordo di lasciare un mi piace al video, condividetelo con i vostri amici, con i vostri parenti, con chi volete. Ricordatevi anche di iscrivervi al canale e di cliccare sulla campanellina per rimanere aggiornati ogni volta che pubblico un nuovo video sul canale. E niente, andiamo subito a vedere come l'ho realizzato e come sempre vi ricordo che è molto facile e molto veloce. Dunque, come prima cosa vado a prendere questi spaghetti di cotone che io ho comprato dai cinesi per pochissimi euro e sono appunto dei fili per ricamo, almeno così c'è scritto nella scatola. Vado poi a prendere anche uno scotch oppure una molletta che mi serviranno per tenere fermi i fili mentre vado a lavorarli. Come prima cosa quindi vado a tagliare i fili che ho scelto, io ho scelto l'azzurro, il lilla e il viola e sono dei colori che mi avete consigliato voi su Instagram, più o meno la misura è della lunghezza del mio braccio, poi eventualmente vado a tagliare la parte che mi avanza, questa è diciamo la linea guida che ho io per tagliare il filo di questa tipologia di braccialetti e vado a tagliare appunto tutti e tre i colori di questa misura qui. Poi vado ad unirli insieme con un nodo che però non deve essere fatto proprio all'inizio dei fili, ma devo lasciare un piccolo spazio che sarà quello che poi mi servirà per legare il braccialetto. Quindi i primi 7 centimetri, diciamo, li lascio liberi e poi vado a realizzare appunto questo nodo. A questo punto scelgo con quale colore iniziare ed io scelgo di iniziare con il viola, quindi tengo con una mano tutti gli spaghi che al momento non mi servono, dei colori che non utilizzo, e tengo in mano soltanto con l'altra mano tengo soltanto il viola. Per realizzare il braccialetto non vado a fare altro che realizzare dei nodi sempre con lo stesso colore. Quindi per realizzarli faccio passare il filo attorno al mio pollice, poi lo faccio passare sotto ai fili che appunto non mi servono, che sono quelli che mi faranno poi da base per il nodo, e poi chiudo il nodo tenendo sempre ben teso appunto i fili che non mi servono, quelli che mi fanno da base. Praticamente vado a lavorare solo ed esclusivamente con il colore viola, gli altri fili devono rimanere sempre ben tesi, altrimenti il nodo non viene bene. In realtà è più facile da vedere dal filmato piuttosto che spiegarlo a voce. Potete realizzare un numero di nodi uguali per ogni colore oppure fare un po' a occhio come faccio io. Quando dovete cambiare colore non fate altro che reinserire il colore che avevate in mano insieme a tutti gli altri fili e poi prendere l'altro colore. In questo caso io per esempio utilizzo il lilla. Il procedimento poi è identico prima, quindi si vanno a tenere in mano i fili che non utilizzo e con il colore che ho scelto di realizzare i nodi appunto li faccio passare attorno ai fili di base fino a realizzare insomma tutti i colori. A questo punto, come vedete, io ho finito di realizzare il braccialetto, questo è il risultato finale. Ora vado a fissare appunto l'ultima parte del braccialetto con un altro nodo, un nodo che vado a realizzare esattamente come quello che ho fatto all'inizio. L'unica accortezza a questo punto è quello di realizzarlo proprio dove c'è l'ultimo nodo, quindi vado a stringere il nodo proprio alla fine insieme all'ultimo nodo che ho realizzato proprio per fermarli tutti. Ed ecco qua, il braccialetto è finito. E niente, con questo è tutto. Io spero come sempre che il video vi sia piaciuto. Come avete visto,
È davvero molto facile realizzarlo e ci vuole davvero molto molto poco tempo. Adesso però tocca a voi, vi ricordo di nuovo di lasciare un mi piace al video e di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e lasciatemi scritto sotto nei commenti se vi è piaciuto questo video, che colore avreste utilizzato e soprattutto che video volete vedere la prossima volta. E niente, con questo è tutto, io vi mando un grosso bacio e noi ci vediamo tra pochissimo con un nuovo video. Ciao! Thank you.